Silvia Curcio, anche questo è un obiettivo da raggiungere, da difendere. Sicuramente, come abbiamo difeso la IA, l'ex Irisbus, da 12 anni a questa parte, e la nostra vertenza insegna che lottare serve a qualcosa. Continueremo anche per questo scippo che vogliono perpetrare, anche perché ci dovrebbero spiegare per quale motivo non deve essere più rifinanziato il polo logistico. Per noi è fondamentale, per il nostro stabilimento e quindi per tutta la Valle dell'Ufita, per cui ci aspettiamo che la politica faccia la sua parte, che i sindaci e il territorio rispondano, perché poi ci continuiamo a lamentarci, però dipende sempre da noi, dobbiamo lottare perché questa provincia ha bisogno che i giovani non se ne vadano e che restano sul territorio, come abbiamo fatto noi per far riaprire lo stabilimento, che ancora la vertenza non è conclusa. Continueremo a lottare anche per questo ennesimo scippo.